Assessore Gravaglia, oggi si parla di referendum, lei ha detto che la risposta politica è proprio la via referendaria, perché soprattutto per quanto riguarda il residuo fiscale. Ma perché è nelle cose. Il PD dice parliamo col governo per farci dare più autonomia, più competenze, bene. Ma questo è il governo che ci ha tolto quasi 1 miliardo con la legge di stabilità, e l'ha tolto ai cittadini lombardi, e ha tolto in questa pseudo riforma che ci auguriamo finisca in nulla almeno 15 competenze, ma competenze anche di rilievo, quali, ne so, l'organizzazione dei servizi sociali, sanitari e quant'altro. Ebbene, se l'idea semplice del governo Renzi è rastrello tutte le funzioni che ci sono in giro, perché le funzioni portano con sé le risorse, quindi siccome a Roma non hanno più un becco d'un quattrino, rastrello tutto quello che c'è in giro, ovviamente noi non ci stiamo. Quindi la soluzione giustamente deve essere politica. Sentiamo i lombardi, cosa dicono i cittadini lombardi? Ai lombardi va bene che gli si porti via funzioni e quindi risorse? Secondo noi la risposta sarà no. Però un conto è dirlo qua dentro in un'aula, un conto è avere milioni di cittadini che si sono espressi democraticamente dicendo no. Ecco, il residuo fiscale della Lombardia è oltre la metà, detto, di tutto quello delle regioni del nord, che sono quelle comunque che pagano di più. Sì, sono solo 3 regioni che danno di più di quello che ricevono: la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Tutte le altre regioni ricevono più spesa e quindi più denaro rispetto a quello che versano. La questione è molto semplice. Ora, sappiamo benissimo che non si può azzerare il residuo fiscale, non sarebbe nemmeno giusto. Ma tra azzerare il residuo fiscale e farsi portare via 50-60 miliardi di euro all'anno ce ne corre. 50-60 miliardi di euro all'anno sono una cifra imponente, sono più di 5.000 euro a testa. Una famiglia di 4 persone ogni anno ci smena 20.000 euro perché la Lombardia appartiene al calderone Italia. Non è giusto. Soprattutto non è giusto quando la disoccupazione ha raggiunto questi livelli, ma non è giusto anche dal punto di vista economico. La Lombardia fa un quarto del PIL sostanzialmente dell'Italia. Avesse più margine, più risorse, farebbe più PIL e paradossalmente, ma è la verità, Roma e le altre regioni e gli altri cittadini avrebbero più risorse. Quindi conviene allo Stato lasciarci liberi. Ecco, perché lei ha detto tra l'altro che lo Stato spende poco qui. Sì, il residuo fiscale è un saldo, è dato dalle entrate. E noi paghiamo molto anche perché l'evasione fiscale qua è la più bassa di tutta Italia. Siamo a livelli svizzeri, anche qualcosina meno della Svizzera come evasione fiscale. Nel centro-sud si evade 4-5 volte tanto, basta quello. Ma è un saldo il residuo fiscale, oltre alle entrate ci sono le uscite. Qui lo Stato spende meno. Attenzione, non solo spendono meno gli enti locali che sono particolarmente virtuosi, la regione Lombardia 19 euro pro capite, quando la media nazionale è 44, più del doppio, basterebbe quello per capirci. No, anche lo Stato qua spende meno, lo Stato nello svolgere i suoi servizi, la scuola, la giustizia, la sicurezza, in Lombardia spende 2.500 euro pro capite. La media nazionale è 3.700, 1.200 euro in più per fare le stesse cose. Ora, non ci pare che la scuola lombarda sia peggiore delle altre, anzi, nei livelli, nelle classifiche OCSE e PISA, la Lombardia è in cima alle classifiche e a livelli buoni anche rispetto agli altri paesi. Al centro-sud, dove si spende molto di più, siamo a livelli dei paesi in via di sviluppo. Quindi non è una questione di qualità. Qui si spende meno e si ha la stessa qualità, se non migliore. La differenza, se noi prendessimo questa differenza, i 1.200 euro tra il costo lombardo e la media nazionale, e la moltiplicassimo per tutti gli altri cittadini non lombardi, 50 milioni, fa 60 miliardi di euro. Ecco belle che è risolto il problema del bilancio pubblico. Il divario entrate uscite è di 45 miliardi, quindi basterebbe essere efficienti come in Lombardia. Quindi in conclusione, per ridurre il margine di questo residuo fiscale è indifferente in quale materie bisogna avere più autonomia oppure no? Allora, più materie lo Stato ci dà e più si risparmia. Più risparmia lo Stato e più servizi diamo noi e siamo tutti contenti.